1991-2021, i primi 30 anni dell'Associazione Rievocazioni Storiche di Subiano, festeggiati nel cuore del centro storico, dall'amministrazione comunale di Subiano, dai subianesi e da noi di 102, che abbiamo mantenuto la memoria storica con filmati che raccontano la passione per un paese, Subiano. Il 6 settembre 1991 a Subiano fece la sua prima uscita il gruppo Associazioni Rievocazioni Storiche Subianesi, con la rappresentazione della sottomissione del castello di Subiano alla Repubblica Fiorentina, anno 1384, per volontà di Don Guido Tiezzi, parroco di Subiano, e di un gruppo di amici. Un corteggio storico che sfilò con magnifici abiti dai preziosi tessuti donati in gran parte da Cervini, disegnati da Don Guido, che li ricavò da pitture dell'epoca, poi cuciti ad arte dalle sarte di Subiano. Un'accurata regia, studiata insieme anche a Virgilio Badì, portò in piazza Castello e centro storico tutta Subiano, dai più piccoli ai più anziani. Poi, nell'anno successivo, 1992, per il Corpus Domini, i subianesi vedranno all'opera anche i musici e sbandieratori, che diventeranno parte del gruppo che ancora oggi, guidato dal presidente Michele Neri, offre a Subiano la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare in Italia e all'estero. Questa sera torniamo indietro nel tempo per rivivere questa passione insieme e per dire grazie all'Associazione Rievocazioni Storiche Subianesi. Thank you.
Buonasera a tutti quanti, un benvenuti per questo momento particolare in cui Subiano vuol salutare, vuol ringraziare l'Associazione Rievocazioni Storiche di Subiano, in primis l'amministrazione comunale che appunto è guidata dal sindaco Ilaria Mattesini. Un grazie a tutti loro che sono stati sempre fantastici. Naturalmente questa sera la luce, l'illuminazione non permette di fare un bellissimo percorso di giochi di bandiere come naturalmente avrebbero voluto fare, perché qui non è possibile, però tutto questo ci serve anche per ritornare indietro. Virgilio Badii, eravamo più giovani, 30 anni fa in fin dei conti, un momento bello in cui un gruppo di amici decidono di iniziare un percorso. Beh, per dire la verità, più che un gruppo di amici fu Don Guido. Dopo che era uscito non troppi anni prima un libro del Soderi sulla storia di Arezzo, in cui si rinverdivano tutte quelle che erano le varie vicende storiche che legavano Subiano ad Arezzo, a Firenze, al Medioevo. Ecco, da lì prese il via questa idea pazza. Contemporaneamente stava sorgendo la festa di fine estate. Diceva, perché non si riesce a fare qualche cosa che ricordi Subiano con le vicende storiche legate al passato, riproponendole per l'oggi, perché da tutte le parti ci sono rievocazioni storiche, noi abbiamo alcuni dati che ci riportano indietro nel tempo, cerchiamo di metterli in pratica, di metterli in riga, e lui cominciò a buttare giù una bozza di quello che poi sarebbe stato il copione della prima uscita che avvenne nel 1991. Era il copione dell'atto della sottomissione alla Repubblica Fiorentina, giusto Virgilio? Era l'atto più storico, più importante. In realtà ce n'era stato un altro prima, ma non riguardava direttamente Subiano ma Arezzo, 1338, dopo che c'era stata la prima cacciata dei tarlati da Arezzo, e Firenze sottomise, ma fu una sottomissione voluta da Arezzo, non da Subiano, mentre quella del 1384 fu in realtà Subiano che si sottomise, tra virgolette, in realtà non si trattava di sottomissione, ma di entrare in una cerchia che era quella fiorentina, in cui molti erano i privilegi che venivano riservati a Subiano e ai suoi cittadini. Un applauso grande all'ARSA, Associazione Rievocazioni Storiche di Subiano. Michele Neri, poi ne parliamo, ma adesso dobbiamo fare un saluto ad una persona particolare. Vorrei ricordare una persona che è venuta a mancare da poco, è stato fondamentale nell'associazione, è stato uno dei primi tamburini e è stato anche per 15 anni assessore alla cultura del Comune di Subiano e ha fatto crescere sia la nostra associazione che tutta l'associazione del paese. Vorrei un bel applauso per Luciano Tozzi. Puoi venire Silvia, emozione tanta, è vero? Difficile, perché mio babbo ha sempre messo il cuore in questo paese, quindi che devo dire, che è stata una fortuna per tutti e che vi ringrazio proprio con tutto il cuore per quello che avete fatto, e non è certo da aggiungere. Non dimentichiamo, grazie, che Luciano è stato anche, a parte consigliere comunale, per lunghi anni anche assessore alla cultura, per cui questo, il fatto della rievocazione storica gli era entrata nel sangue, non soltanto come figurante o come tamburino, ma anche come amministratore pubblico e quindi amante del bene del suo paese. Grazie, grazie naturalmente a Silvia Tozzi, grazie a Luciano Tozzi. Che ne dici se ritorniamo indietro? Tu che ti ricordi? Solo una piccola cosa, perché dovrete stare attenti, anche le parole sono importanti. E c'era una parola che il babbo di proprio Michele era, guarda, qualcuno se lo ricorda, ecco. Siamo stati serate intere io e lui, perché Nello rappresentava nei figuranti, io ero il delegato fiorentino, quindi era colui che veniva a prendere possesso del castello di Subiano e del comune di Subiano, o balia di Subiano come amava definirla il nostro Don Guido. Nella pergamena che gli avevano dato c'era una parola che si chiamava vessillifero e non gli veniva, sicché, come sapete tutti, io ho uno scatolificio, la sera dopo che si era finito il lavoro mi faceva Michele, aspetta un attimo, te leggo questa cosa. E quando arrivava a vessillifero si incartava sempre, io
3, 4, 5 volte, faccio babbo vai su, ora lo dirai bene, insomma, ma tutta la settimana prima della vocazione, tutte le sere stavo mezz'ora a risentire questo vestillifero, e Virgilio uguale, la sera quando facevano le prove gli spiegava com'era questo vestillifero. Però quel giorno dopo è andato tutto bene, sì, quindi facciamo così, noi abbiamo recuperato questa cassetta, è una cassetta che noi abbiamo nei nostri archivi, quindi del 1991, perché 102 come associazione abbiamo mantenuto tutti questi nostri archivi che raccontano la storia di Subiano, sono tutti video, Virgilio giusto te lo ricordi, quindi siamo nati nell'88 e nel 91 c'è proprio questo primo certo. momento. A questo punto la parola è a coloro in quel 1991, compreso Virgilio, che c'erano, e la cosa più emozionante sarà sentire le voci. Subiano, una origine incerta ma certamente antichissima. I suoi primi abitanti, pastori nomadi e coltivatori della terra, residenti sull'Alpe di Catenaia, videro nel sole una forza benefica. Riscaldava la terra e forniva doni naturali e frutti. L'uomo preistorico identificò nella divinità del sole la sua forza e il suo sostentamento. Vide parimenti nel sole una forza malefica che dall'alto rileva e rivela ciò che gli uomini possono compiere. Dal dio sole ebbe origine presso gli Etruschi, col nome di Ani, la divinità Giano. Lo stemma antichissimo che porta il semibusto di Giano, divinità con due facce, fa pensare che il castello di Subiano abbia avuto da esso nome e origine. Ma Subiano non ebbe mai una storia sua. Legata alla vicina Arezzo, ne seguì le vicende civili. Mentre quelle religiose seguirono la dominazione, prima degli abati delle sante Flora e Lucilla, poi dei vescovi di Pionta, fuori delle mura aretine. Nel 1384, l'imperversare della Repubblica di Firenze impose la presenza del Giglio anche su Subiano, i suoi abitanti e i suoi territori. Thank you.
te, donna Francesca, come le famiglie Alberti, Grinti, Seneci, Ubertini e della Fioraia, con le famiglie aretine dei Tarlati e dei Parvolani, si sono accomandati a Firenze onde ottenere diritti di carattere economico e militare. Ma mi giunse notizia che Messer Angelo Di Marco e il nostro Ballini ritenne giusta la decisione di accomodarsi a Firenze e si recò colà per ottenere un nuovo mantenimento del nostro castello. È cendio vera la parola del nostro Balì, Messer Angelo, che tutte le casate fecero la pace in quest'anno del Signore, davanti agli 10 ufficiali, in balia del comune di Firenze, nel palazzo del popolo che nel medesimo giorno fece atto di sottomissione. Così questa sera, dinanzi a tutto il popolo, Messer Grinti, Ubertini, Alberti e Seneci, accoglieranno il notaio Messer Viviano e il Balì della città di Firenze per firmare la pace ritrovata e i nuovi statuti della Repubblica del Giglio. E zian Dio la cura ha avuto approvati da signori priori la fondazione della Santissima Annunziata all'aud dell'ultimo capitolo di detta sottomissione. Thank you.
Omnipotens Deus, ut intercessio Sante Dei Genitricis Marie, Santorumque Omnium Apostolorum, Martyrum, Confessorum ac Virginum, et Omnium Electorum Tuorum, nos ubique letificet, ut dum eorum merita recolimus, patrocini assensiamus. Per Christum Dominum nostrum.
l'elezione è avvenuta. Messere, gli frati tuoi mostrano loro piacimento per te e ti elessero camerlengo. Renditi certo che di una cosa sarà per lo soddisfacimento di te, ma per lo servizio altrui. Operare la carità sarà tuo lavoro, lasciando stare il contado ove i frutti della terra abbondano, i grandi palagi, le belle case, le castella piene di novitto, vizie. Soccorrerai il misero, cercherai i braccianti nudi, poveri e meschini, le famiglie misere, senza nessuna fatica di medico e aiuto di servitore, per le vie e gli abituri, di dì in dì e di notte in notte indifferentemente, non come uomini ma come bestie, muoiono di stenti. Natural ragione e la carità di Cristo vuole che di ciascun che ci nasce la vita aiutare e conservare e difendere. A tutti voi, col camerlengo, spetta la carità del pane a miseri, la cura agli ammalati e di coloro i quali, per i loro difetti, l'autorità delle pubbliche leggi già condannò all'esilio e qui nella casa di Dio trovarono rifugio. Vigilate la fede e i costumi e la carità dell'Evangelo, e l'Evangelo possa rallegrare ciascuno secondo la bisogna, cosicché si odano per le cali e le contrade non lai di miseri, ma piacevoli motti e festosi canti, e si riveda il sorriso sul volto dei nostri avoli. Al termine della vita dei fedeli, spetta a voi la carità dello seppellimento, onorando e ziandia lo corpo, destinato in resurrezione a novità di vita. Questo vespro cala, ma si accende il sole della giustizia, dono della grazia di Dio, che ci presta forza, conoscimento e ravvedimento. Con la benedizione di Dio andiamo in pace. Salve Mater misericordiae, Mater spei, Mater mihi, Mater dii, Mater gratiae, Mater prima sancte letitiae. Vallis verat mir tutum lilii,
udite, Messer Angelo Di Fumarco, per grazia di Dio e del volere del popolo, balì di questo castello di Subbiano, chiama oggi a raccolta tutte le famiglie, Grinti, Seneci, Alberti, Ubertini e della Fioreaia, con i loro fanti e fantesche, villici del contado, delle camperie e del suburbio, al calar della sera sulla pubblica piazza. Messer lo notaio Viviano ed il balì di Firenze, in persona Messer Lorenzo Di Filippo Capponi, consegnerà alle dette nobili casate e dalla cura i capitoli di sottomissione e i nuovi statuti della Compagnia della Santissima Annunziata, dopo che li avranno tutti sottoscritti, dato presso la balia di Subbiano e firmato da Messer Angelo Di Fumarco. Thank you.
Lorenzo di Filippo Capponi, balì dell'eccellentissimo comune di Firenze, in accordo con i 10 ufficiali di balia e i 12 nobili sapienti, dinanzi a questo popolo e alle casate di sinodilissima virtù, si convenne ordinare al molto reverendo Messer Viviano, onorato notaio di Firenze, di proclamare lo trattato di sottomissione sentenziato a tal guisa con il balì di Sugliano, Messer Angelo del Fumarco, il 13 dicembre 1384. Avvegna che le nobilissime casate suggellino dopo tal documento e possano accettare quanto con magnanimità e benignità la Repubblica Fiorentina degnossi di concedere al Castello di Sugliano in grandissimi privilegi. Nel nome di Dio, amen. Nell'anno dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, 1385, 29 del mese di marzo, secondo l'uso e costume dei fiorentini, i magnifici e potenti signori, priori degli atti e il presidio di giustizia del popolo del comune di Firenze, insieme con palinieri delle società del popolo e dei 12 buoni uomini del comune e dei 10 ufficiali di balia, considerata libera e spontanea sottomissione fatta il 13 del mese di dicembre, accertanti per conto del comune di Firenze, del castello e comune di Sugliano, la contea di Arezzo, del suo territorio, degli abitanti e pertinenza, per mezzo di Angelo del Defumarco, sindaco del comune di Sugliano. La consegna e l'accettazione sono indicate nell'atto da me di piano stipulato in qualità di notaio, volendo disporre e provvedere al governo, al regime, all'immunità, all'esenzione delle emozioni e degli oneri del detto comune di Sudan, essendo stata presa solenne deliberazione tra gli stessi signori, priori e visiniferi e i confanonieri e i 12 buoni uomini e 10 di balia, secondo il solenne e segreto scrutinio, mettendo a partito le fave nere e bianche, come è in vigore e uso. I precedenti atti furono stipulati nella città di Firenze, nel Palazzo del Popolo Fiorentino, alla presenza di Messer Benedetto di Lando Fortino, notaio fiorentino, e di frate Giorgio Muti, uno dei camerlenghi della Camera d'Armi del soprattutto palazzo, e altri testi. Avanzino i rappresentanti delle casate per suggellare l'atto. Per la ritrovata pace tra le casate e i comuni.
annunci manifestamente quanto riconvenevole il Barì Messer Angelo del Fumarco parvegli di fare per magnificare le prenarrate parole. Così adunque udite ed intendete la meravigliosa e somma festa di sì magnificentissimo giorno, nello quale viene fatto dell'uva lo più bello frutto. Messer Angelo di Fumarco, t'ha mandato come balì di questo castello di Subbiano al rappresentante del popolo di organizzare mercato di prodotti e frutti nel contado dal primo mattino fino al mezzogiorno. Dopo le libagioni si intreccino le danze e i canti. I rappresentanti dei suburbi e dei castelli di Falciano. Castelnuovo. Fuori dalle mura, con gran concorso di popolo e dopo balli e canti, si innalzino nel cielo a rischiare la notte variopinti fuochi a suggellare la ritrovata pace. Dato presso la balia di Subbiano il 6 settembre di questo anno del Signore. Proprio nel ricordo di Don Guido, e quindi questa è una testimonianza di questo bellissimo giorno. Come avete visto, Piazza Castello era gremita di gente, di entusiasmo. Credo che questa sia stata la cosa più bella, giusto Virgilio? Vorrei che faceste un applauso alla Stefanella e a Fabrizio, perché questi filmati, questi filmati che sono la nostra storia, la vostra storia, sono dovuti all'amore che hanno loro per il mezzo televisivo, è vero, ma soprattutto per il nostro paese. Grazie naturalmente Virgilio per questo tuo modo di far comprendere proprio quanta passione mettiamo in Subbiano. Subbiano inteso come tutta la gente, come tutte le associazioni che sono importantissime per noi e che mi auguro diventino sempre più importanti. Noi del gruppo Arts, consiglio direttivo e tutti i figuranti vogliamo dare questa targa in ricordo a Stefanella e Fabrizio per aver condiviso con noi 30 anni di storia. Grazie, grazie davvero. Fabrizio, scusa, puoi venire qui un attimo perché ci tengo in modo particolare, perché se io poi sono quella che a volte appare, Fabrizio è dietro. Sì, infatti, è tutti e due, è per tutti e due. Allora, che ti ricordi di quella sera? Quando c'erano le prove, tutte le sere tu venivi a vedere le prove. È vero, sì. Il babbo di Michele che non riusciva. Tutti, li ho riconosciuti tutti. Anche quelli che non ci sono più, purtroppo, anzi, per loro bisognerà farlo davvero un grande applauso, perché hanno contribuito, come chi è qui questa sera con noi, a creare questo gruppo, ma a creare questo amore,
questa passione per il nostro paese, perché credo che da nessun'altra parte ci sia stata una partecipazione così intensa, così calorosa, ma anche con piena di cuore. Abbiamo visto nelle immagini anche quelle che si riferivano al 1991, insomma, sembravamo tanti attori nati, in realtà Bravo. Era la passione che ci veniva dal cuore. È vero, la passione, quindi grazie davvero al gruppo Associazioni di Vocazioni Storiche. Fabrizio, questa è per te, quindi sì. Grazie. Senti, ma rivedere il nonno, ti è emozionato? Sì. Ecco, vedi, l'hai emozionata, quindi questa è una cosa bellissima, quindi sarà occasione proprio per riparlarne. Rimani qui con Poi noi. Poi abbiamo avuto la riprova bello. Che il vessillifero l'ha è detto, venuto fuori l'ha detto, due l'ha detto. Volte. Direttore artistico era Don Guido Tiezzi, mio babbo Nerinello, detto Nema, il presidente, Giovanna Magnoni era la vicepresidente, cassiera, poi c'avevamo il segretario che era Massimo Cerofolini, poi nel consiglio c'era Virgilio Badì, Vittorio Magrini, Franco Croci, Baldo Barelli, c'era l'Araldo e Buba, Alberti Alberto, e c'era la Giovanna, Adriana Palosi. E questi qui, insomma, qualcuno sono qui. E... Il Nema, che era una persona goliardica, piacevolissima, eccetera, nelle prime uscite che furono la Sagra della Bistecca, sì, e però, c'era, vero, no? Sì. Oppure quella dei bomboloni, che cosa faceva? Era la disperazione della Giovanna. Sì, perché quando si va fuori, come allora, come ora, ci veniva dato un contributo per le manifestazioni che facevamo. Mi sembra l'Ierna, c'era una manifestazione, insomma, si fece tutto quello che si doveva fare, e poi a un certo punto tutti a mangiare la bistecca, e tutti contenti, si mangia. Dopo arriva la Giovanna, la mia papà fa il cinello, dice, ma ti ha pagato? Dice, sì, ma ha pagato, e i soldi l'ho speso tutti nelle bistecche, dice. Quindi questo era lo spirito, però io credo che un bel... contributo ce lo possa dare anche Ilaria Mattesini, sindaco del comune di Subiano. Visto che ha chiamato il sindaco di oggi, chiamiamo anche il sindaco di allora, del 1384, Angelo del Fumarco. Ubaldo, vieni. Vieni, Baldo. Eccolo qua, eccolo che arriva. Sindaco, Balì, lei è il sindaco di Subiano di oggi. Se ne è lasciato qualcosa di bello che spero che lo tramandi ancora per 700 anni, visto che si parla di 700 anni fa. Io mi metto da questo lato così si gira in favore della telecamera, questa naturalmente è Ilaria Mattesini. Allora io posso solo ringraziare per questa serata perché è una cosa che mi ha portato all'estrema gioia. 30 anni fa ero una ragazzina come tanti figuranti, insomma, e questa cosa l'ho vissuta da subianese. E in questa associazione devo dire che c'è tutto Subiano. C'è Subiano nella sua interezza, c'è il fatto che la guida di questo gruppo fosse il sacerdote del paese, secondo me la dice lunga. Perché ha saputo unire, ha saputo anche mettere in evidenza tutti i talenti che Subiano poteva mettere in campo. Si vedono tante rivocazioni storiche in giro, però come questa veramente se ne vedono poche. Gli abiti adesso hanno 30 anni, ma gli abiti sono stati curati con tanta attenzione, con una maestria che sfido le migliori sarte di tutto il mondo a mettere insieme dei vestiti di questo genere. Sono stati curati i dettagli, gli accessori, le calzature, le pettinature, le acconciature, è stato studiato veramente tutto. Quindi qui in questa associazione c'è la vera Subiano, che sa che quando vuole, unita, riesce a mettere veramente in campo il meglio di sé. Questa è una cosa che mi riempie di orgoglio, non tanto come sindaco, ma come subianese, perché si può dire che questa associazione, che è l'associazione del nostro paese, può andare orgogliosa in giro e rappresentarci nel miglior modo possibile. Qui c'erano dentro tutte le associazioni, a farsi dalla compagnia parrocchiale ai membri della banda che hanno messo in campo la parte della musica, ai membri del comitato festiero, si sono prese in considerazione, tenute in considerazione anche le frazioni. Qui c'era tutto, insomma, c'era tutto di Subiano, quindi è la cosa che, come ha detto Baldo, bisogna portarla avanti questa associazione perché... significa portare avanti la nostra storia e la nostra cultura, ma anche il nostro saper essere così forti, così bravi e capaci di fare cose buone.
Allora vorrei leggere un attimo questa targa perché dice naturalmente Comune di Subiano, settembre 1991, settembre 2021, i primi 30 anni dell'Associazione delle Vocazioni Storiche di Subiano. Grazie per aver portato con onore il nome di Subiano e per aver fatto conoscere il nostro paese, per portare avanti una storia di associazione con passione e professionalità. Poi da un lato c'è la testimonianza di Fabrizio Radicchi, presente con 102 TV nel 1991, il 6 di settembre. Quindi grazie davvero al sindaco per questo riconoscimento che ha voluto dare proprio anche con le parole, proprio che testimoniano una cosa importante. 46 persone questa sera ci sono. Se noi abbiamo investito in queste condizioni così perché abbiamo avuto delle sarte che ci hanno aiutato. Una di queste qui è la Santina, la moglie de Buba, la mamma di Gino che suona con noi, la Chiarina, e vorrei ringraziarla pure. Eccola là Santina, eccola là. Ci aggiustava quando c'è le calzamaglie da aggiustare, da stringere, insomma, far l'orli e mettere un po' in sesto i vestiti, ci pensavo la Santina. Ma gli è venuta anche sempre dietro, sì, anche, sì. Perché è vero. Anche quello, sì. Però io vorrei anche chiamare tutti quelli che in quel 1991 formarono il primo consiglio della nostra associazione. Alcuni sono qui con noi, venite qua. Allora Franco, c'è Vittorio Magrini, Massimo, che tra l'altro ha i documenti ufficiali anche di quel tempo. Incassi della cerimonia del 93. Sì. La prima scena medievale del 1993, che ci auguriamo possa ritornare, stando il Covid, quello che ci potrà fare. E addirittura c'è la locandina. Qua. Posso prenderla? Sì. Grazie. Così la faccio vedere alla telecamera, la faccio vedere a tutti. Questa qui è la prima cena medievale, che era naturalmente alle ore 22, perché prima si sbandierava. Naturalmente 20 soldi si pagava l'ingresso. Si pagava l'ingresso 20 soldi. La partecipazione 20 soldi. Alla cena. Perfetto. Qui c'ho l'incasso della cena di quella sera, 3.940. Allora erano i milioni, non era naturalmente ancora, non eravamo nel 2000, sì, quindi quando siamo fatti. Esatto. Per esempio con la partecipazione delle frazioni, Castelnuovo per esempio Innocenti Pasquale, Casalamarga Mazzelli Osvaldo, Falciano Mattesini Marino, Carbenzano Serreni Marino, biglietti rilasciati 199. 199, quindi queste sono cose veramente belle, guarda, sono belle e anche interessanti. Oh, Le spese, rimborso delle spese per la minestra di pane 169 a Castelnuovo. Rimborso a Magrini Vittorio per l'acquisto dei piatti, posate varie, 164.000 lire e 850. Pagato Mori Omero per l'acqua, 41.50. Rimborso a Facciano per la farina, 153.000 lire. Farina offerta da Mattesini Giraldo. I tavoli della cena medievale furono fatti davanti alla mia fabbrica con delle tavole che Don Guido aveva preso da Vezzosi Legname a Poppi, che era il suo amico, dei tavoli da muratore, e furono messi tutti in squadra colaro da Beppe Magnoni, che veniva a giorno e insieme lì a mio babbo, insomma, e montavano tutti questi tavoli. Invece i piatti, Baldo te lo può dire, c'era lui, testimoni, fatti dire come fecero i piatti. Allora, i piatti come li facevi? I piatti stanno colorati nella mia bottega, ho ancora le foto di centinaia dei piatti lì, ci siamo arrangiati tante volte. Era la soddisfazione e la bellezza di quei momenti. Franco? Si entrò in piazza che un po' di paura sapeva tutti, ma la più di tutti l'aveva Don Guido. Sì? Sì, perché ci ha sempre detto, fino alla fine, noi si andrà in piazza e non ci sarà nessuno. Invece era piena. Loro però sono andati avanti, queste immagini che scorrono e che riportano così quello che è il passato, perché era i primi 20 anni questo, ma poi ci sono anche gli ultimi anni che sono altrettanto importanti. Il gruppo si è riformato con loro, che sono giovani, chi è venuto a Valenzano li ha viste, che sono ritornati, eccetera. Ma naturalmente il gruppo dei musici, il gruppo dei sbandieratori è andato avanti e sempre più li stanno chiamando ovunque. Sì, noi siamo voluti, a parte non possiamo uscire tutto il gruppo perché quando ci chiamano, ormai anche per un fattore economico, chiamano 20-25 persone, abbiamo musici e sbandieratori, arriviamo a quel numero lì. Però ora, visto che siamo qui, volevo chiamare qui il nuovo consiglio, il consiglio che è attualmente in carica dell'Arse, vorrei qui Giampiero Mannelli, che è nel consiglio, poi Massimo Cerofolini,
Dove? Ah, eccolo qua, Massimo. Cioè, poi volevo i responsabili dei sbandieratori, che sono Marco Zavagli e Massimo Mencaroni, e poi volevo Paolo Mori, che è stato il primo istruttore degli sbandieratori, ora nel consiglio fa il jolly, se ce la fa quello lo fa, insomma girella un po'. Io sono il presidente e Virgilio Badì è vicepresidente. Questo qua è il consiglio dell'Associazione di Vocazioni Storiche oggi. Bene, questo credo che intanto sia un applauso che sia meritatissimo. È bello anche ritrovarci, non soltanto in queste occasioni, ma anche quando ci ritroviamo nel consiglio. Ci ritroviamo tra amici, ci ritroviamo per parlare delle nostre cose, che poi sono le cose del nostro paese. Sono non solo i ricordi, ma anche il futuro, perché dietro di noi e dietro di voi ci sono, perché voi fate anche molta scuola. Avete fatto un sacco di corsi con ragazzi delle scuole medie, per cui è un'attività che non è soltanto legata a un fatto culturale nostro, ma è un fatto culturale che si tramanda, perché insegna ragazzi a non stare più a bighellonare in giro, ma stare con una certa disciplina, con un certo ordine, con un certo amore per le cose dei propri paesi, non soltanto di Subiano. A questo punto vorrei ricordare naturalmente anche le prime chiarine. Vedete, Ilaria Mattesini ha detto una cosa importante, ha detto c'era la banda e nella banda c'era chi suonava per esempio la tromba. Ora, scusa Giulio, vieni qui un attimo, perché in realtà eravate voi due, quindi, vieni qua, così quindi credo che sia la prima volta con questo tasto solo, che è molto diverso di suonare la tromba. Sì, è stata un'emozione, come per tutti naturalmente, questa prima uscita. Il problema fu che non avevamo gli squilli, cioè c'era il problema di inventare questi squilli. E allora io e Giampiero ci si mise lì una sera e grazie anche a Danilo Sereni, che era il maestro della banda che ci insegnava, e niente, abbiamo creato questi squilli di cui qualcuno ancora ogni tanto sento che viene tirato fuori, quindi insomma fu fatto un buon lavoro. Ecco, allora squilli, il maestro Sereni, che naturalmente era bravissimo, che ha portato, sì, che era allora maestro della banda, quindi... Esatto. E poi come siete andati anche a comprarli, a scegliere? Ma tutto è nato, cioè, in un attimo. Io ero a fare il testimone a un matrimonio e Don Guido mi chiama in canonica, mi dice: c'è da andare a comprare i chiarini. Come, per far che Don Guido venga qui? Ci bisogna fare i squilli a settembre, se fa la sottomissione. E qui vado in ferie. Ah, mi disse: cioè, quando torni, vieni qui, se va subito all'Onerati a Firenze e si va a comprare i chiarini. E così è stato. E nel frattempo poi Danilo gli disse di procurare qualche squillo, perché, ma non sapevo nemmeno che chiarini si comprava. Tant'è vero poi mi ritrovai con un tasto solo, non con tre. E quando sono tornato dalle ferie siamo andati a comprare queste chiarine, tra l'altro nemmeno comprare, perché non ce le avevano, ce n'era una colore oro e una colore argento, e disse, cioè, Don Guido poi conosceva tutti, io non so che mezzi aveva, e gli disse: cioè, prendetele in comodato d'uso, poi dopo mi dite se volete quelle gialle o quelle argento. E così è nato il gruppo musici negli sbandiatori di Subiano. Pensate una cosa particolare: questa ha soltanto un tasto, i musici di Arezzo ne hanno tre. È molto più semplice suonare con tre tasti invece che con uno, quindi sono bravissimi loro, proprio anche, come musici. Sono anche molto più lunghe queste rispetto alla cornetta, quella è una cornetta lunga, questa invece è proprio una chiarina, cioè, quindi sono molto più lunghe, però hanno anche un altro suono, sinceramente non sono male, non ho avuto un'idea sbagliata all'epoca. Senti, anche se un po' ci condiziona, perché chiaramente sono le chiarine che accompagnano il sindaco di Firenze nelle uscite ufficiali di quel comune. Si potrebbe studiare qualche cosa anche a Subiano, cioè l'uscita ufficiale del sindaco accompagnato dalle chiarine. Il problema è uno solo: i tempi a disposizione. Ho detto io questa. Però ecco, credo che per Ilaria Mattesini sia stata una bella serata questa. L'ha voluta con tutta se stessa, ci ha tenuto, ha lavorato proprio perché si potesse realizzare. Adesso naturalmente, se fosse possibile, i tempi sono cambiati, eccetera, poter portare avanti, anche se fatica, proprio la possibilità di rivedere l'Associazione di Vocazioni Storiche nel nostro paese, rivederla
se il Covid lo ripermetterà o cose del genere, poter fare, Michele, anche un nuovo ciclo proprio dedicato anche alla cena medievale, oppure recuperare anche l'atto di sottomissione che Virgilio ne ha scritto per 2 anni, giusto? Sì, non solo l'atto di sottomissione, ma ci sono la concessione degli statuti, insomma ci sono dei documenti, una serie di documenti che possono essere recuperati, revisionati, cioè riadattati ai tempi nostri magari, e creare qualche cosa. Io avevo in mente, per esempio, anni fa uno spettacolo simile a quelle che si vedono in Francia, son et lumière, cioè suoni e luci, e far rivivere queste mura, questo castello, questa piazza, il nostro borgo, e in un qualche cosa, ora non voglio anticipare niente, ma nella mente c'è già. Perfetto, allora un grazie all'Associazione Rievocazioni Storiche che non si è fermata neanche per il lockdown, questo è un merito che va loro, perché hanno messo a disposizione i loro pulmini per gli amici della spesa. Questo significa il valore sociale anche di un'associazione, probabilmente quel valore sociale con le fave nere, le fave bianche che Don Guido ci ha fatto vedere con il Camerlengo, dove c'è l'Adriana Palosi che riceve in dono proprio il pane in quel momento, perché c'era anche naturalmente questa volontà di poter partecipare a tutto quello che è il paese. Quindi ripensando anche a tutto questo, vorrei anche ringraziare per questo pubblicamente proprio l'Associazione Rievocazioni Storiche, perché durante questo periodo del lockdown ha fatto tanto anche per il nostro paese, insieme all'Associazione Amici per la Spesa. E non solo questo, ma in precedenza con i pulmini portare i ragazzi per il Casentino, evitando che magari per ubriacatura, per qualche bevuta di troppo, creassero dei problemi. Questo è stato un altro grande atto sociale dell'associazione. È stato 10 anni fa anche, buoni che siamo agganciati ad Agnese con noi, l'associazione che era sua, soci, che portava i ragazzi la sera in discoteca e facevamo il tragitto su Biano, Bibbiena, River Piper e ritornavo giù tutte le sere. È un altro piccolo anello sociale che si collega a tutti gli altri, quindi non solo cultura ma anche attività sociale. Volevo dire che la Giovanna è stata un pezzo importante per l'associazione, specialmente nei primi tempi. Lei curava tutti i vestiti, le acconciature delle ragazze e tutto, e insieme ai babbo, insomma, ha fatto tantissime cose. Poi dopo anche Beppe più che altro sfilava e poi ci dava una grandissima mano. Un ultimo aneddoto lo racconto: siamo andati a Castagneto Carducci, ci chiamarono tutto il gruppo, noi dovevamo mangiare un panino, mi babbo, Beppe e mi sembra Buccio, qualcun altro, presero un furgone per portare i vestiti, poi andarono a mangiare il pesce e ci lasciarono lì, insomma. Questo era il famoso gruppo dell'Associazione Rievocazioni Storiche. Grazie naturalmente a loro, sono i primi 30 anni, i giovani ci sono, eccole qua, sono già arrivate pronte naturalmente per portare avanti con forza naturalmente il nome. C'è la mamma che è Laura, che le stimola, che naturalmente gli dà sempre un, diciamo così, la carica giusta, è vero o no? Quindi credo che sia importante. Ecco, ti piace sfilare? Sì, mi diverto parecchio. Bene, allora tanti giovani possono partecipare anche a queste iniziative, credo che siano belle, si gira anche, vero? Si va in giro, si vedono tanti posti nuovi, molto belli, ci si diverte, si fa una bella mangiata magari come ai tempi naturalmente del Nema e di tutti gli altri, quindi... No, non tanto, però insomma... Quando... Ora vado da loro lassù, no. Scusate, vi faccio dire una cosa. Quando si va in giro che si deve fare? Si deve mangiare, ci si deve divertire e poi si fa naturalmente una bella sbandierata. Certo, quando ci chiamano si fa. Ora in questo periodo magari è stato un po' difficile per tutti, però speriamo che riparta. Gli anni sono passati, loro si divertono. Maria Luisa, che ti ricordi di quel tempo? Mi chiamarono mezz'ora prima e mi misi il vestito e ho partecipato, ecco. Le volevo dire a proposito, ho visto, hai salutato Alessandro. Alessandro e Silvano sono i primi due sbandieratori del gruppo, sono quelli che, a cui Paolo Mori ha insegnato, uno dei primi sono rimasti nel gruppo, sono i primi sbandieratori del gruppo Sbandieratori sul Biano, insomma. Ma c'è un altro, Luca, scusa, vieni qua Luca, tu sei qui in queste immagini che sei un bambino piccolissimo, addirittura Luca fa la trasferta in quei primi anni addirittura in Corsica con loro, lì c'era la Giovanna ancora. Ma perché continuare a fare naturalmente il tamburino nell'Arts? Perché continuare a credere nell'Arts? Perché comunque è una cosa per il paese, alla
alla fine si sta insieme, si diventa amici, è un gruppo con cui si sta bene, si scherza, si ride, oltre che chiaramente portare avanti questa, insomma, passione che è partita da 30 anni fa e quindi è giusto portarla avanti. Peccato perché serve sempre un po' di rinnovamento e quindi sarebbe giusto che, insomma, qualche ragazzo che, come quando ero piccolino io sono entrato, entrasse e portasse avanti. Ma è difficile suonare il tamburo? Assolutamente no, chiaramente serve un po' di impegno, però insomma non siamo musicisti professionisti che, insomma, quindi sono cose abbastanza semplici, si fa le prove una volta alla settimana, l'impegno è pochissimo e comunque poi le uscite ripagano quel piccolo sacrificio che si fa durante, insomma, quando ci si trova a fare le prove, insomma, è un piacere comunque anche quello perché ci si rivede tra amici del paese, insomma. Salutiamo anche qualcuno della compagnia della Santissima Annunziata, c'è Lele che li rappresenta tutti e in questo caso nient'altro che ringraziarvi per essere stati insieme a noi, grazie all'Associazione Rievocazioni Storiche, grazie al Comune che ha voluto proprio fortemente questa serata, grazie davvero a tutti quanti voi, grazie alle prime protagoniste anche di queste serate che erano belle. Come è diventata famosa per esempio una persona? È diventata famosa una persona con un centrino in testa e questa è Chiara Bondi, quindi le cose possono, cioè Don Guido se le inventava di tutti i colori e quindi... C'era anche la Francesca Berneschi nel filmato e poi c'era Stefano che rideva, ma dopo si è visto anche lui che portava lo stendardo. Sì, e che poi ha sposato Francesca, quindi vedi, portano bene queste cose, quindi credo che sia molto bello tutto quanto, come anche vedere naturalmente la Rita che portava la chiave proprio della città e che quindi ha sfilato tantissime volte per l'apertura della festa dell'uva, perché ricordiamoci, tutto nasce perché Don Guido voleva che ci fosse questa sinergia con la festa dell'uva e le frazioni che abbiamo visto lì era perché era in pratica la giornata della festa dell'uva, era il momento in cui si decidevano come i carri dovevano uscire, il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Ecco come naturalmente nasce tutto questo. Aver rivisto il Ficai lì in quel filmato di Castelnuovo con il suo cappello è stata veramente una cosa bellissima. Buonanotte, grazie a tutti quanti voi, grazie per essere stati con noi per questi primi 30 anni. Con Virgilio Badì, con tutti gli altri, con il sindaco di Subiano, Ilaria Mattesini, con il presidente dell'Associazione Rievocazioni Storiche di Subiano, Michele Neri, che allora era molto giovane, ma ha portato avanti con grande onore quello che il babbo aveva iniziato. Grazie. Grazie. Grazie, Stefanella, grazie. Sei stata bravissima. Grazie a 102.